Guardami, ero così carino allora. Così tanti ricordi e storie divertenti. Sammy, che stai facendo? Sembra ti stia divertendo tantissimo. Stavo giusto mostrando a Neytiri le mie foto da bambino. Era curiosa di sapere di cosa si trattava. Allora ti stavi vantando delle tue? Beh, lei non ne ha di sue. In effetti l'abbiamo creata dal nulla, però... Però cosa, Susy? Finisci, ti prego! Possiamo farne la versione baby, come abbiamo fatto con Neytiri! Oh wow, ecco perché adoro creare! Dai, Sue, facciamolo! Non posso aspettare, non posso! Dove sono andati? Oh, ciao ragazzi, scusate, sto aspettando Sue la bambola! Eccola qui, scusate se vi ho fatto aspettare! Sue, è come se avessi un mucchio di bambole sotto il letto! Questa volta è stato Roger a darmi una mano. Ha anche lui i vecchi giocattoli, sai? Non ci posso credere! Nel film non c'è nessun riferimento ai baby navi. Come faremo? Beh, improvviseremo. Cominciamo dall'acconciatura. Le forbici sono lo strumento migliore per farlo, ma ragazzi, state attenti alle mani, ok? E tu questo lo chiami taglio di capelli? Stai solo rendendo la bambola più calva! Questo è il punto, Sammy. Più tardi aggiungeremo una simpatica ciocca di capelli. Nessuna preoccupazione, allora il mio hairstylish interiore è soddisfatto. Tada! Non ho finito però, lo sistemiamo adesso. Ho avuto un'illuminazione e ti ho portato le pinzette. Grazie, è quello che ci serve, Sammy. Ecco qui. Mi raccomando, fate questi esperimenti solo con i giocattoli, non con i vostri capelli. E l'ultimo è fatto! Adesso la bambola è davvero calva. Sì, credo che questo ti servirà. Grazie, Sammy. Tempismo perfetto. Grazie alla pasta da modellare, mi sento proprio come una truccatrice sul set di un film. Stendiamo bene la pasta così. A proposito, questa pasta si asciuga all'aria, quindi non avrete bisogno di usare il forno. Ragazzi, credo che alla nostra piccola piaccia molto questa fase. Sembra interessante, Sue, posso prenotarmi anch'io per una seduta di bellezza? Cominciamo a modellare un bel nasino da gatto. In questo modo è molto facile. Possiamo usare Micio come modello, vado a prenderlo, Susy. No, Sammy, aspetta, sta ancora dormendo. Ok, non voglio disturbarlo. Il naso è già adorabile, però... Così realistico. Siete d'accordo, ragazzi? Dateci un pollice in su, allora. Ci siamo. Siamo sulla strada giusta. Continuiamo. I navi hanno le orecchie a punta come gli elfi. Le modelleremo con la pasta. Ok, ci sono. Ti sembra un navi, Sue? A me sembri più uno sciamano. Scusa, Sammy. Non importa, comunque mi piaccio. Sono bellissimo. Ok, un orecchio è pronto. Wow, Sue, posso fare il secondo? Ma certo! Io comincerò a fare la sua bella coda. Ragazzi, vi ricordate che i navi hanno delle ampie, lunghe code? Che non servono solo a mantenere l'equilibrio mentre si spostano. Oh, Sammy, hai già fatto! Ops, ho sentito qualcosa di interessante e volevo partecipare. Vado! E questa è la nostra base per la coda. Adesso, ragazzi, dobbiamo levigare tutto in modo che la vernice si distribuisca bene. Ma dov'è Sammy? Credo che abbia ancora in mente qualcosa. Sono qui. Ho solo provato a sperimentare un po' col mio aspetto. Che te ne pare? Non male, Sammy, ma penso che tu abbia perso il tuo fascino, sai? Sono totalmente d'accordo con te, Sue. Ragazzi, siate sempre come siete. Giusta osservazione. Adesso possiamo passare alla pittura. Immagino che avremo bisogno di questo per farlo. Sì, Sammy, grazie. Riempiamo l'aerografo con la vernice. Wow, guarda che bel colore. Ragazzi, non dimenticate di proteggere i vostri tavoli da lavoro, ok? Oh, Sue, stai diventando sempre più brava con l'aerografo. Continua così. Sto facendo del mio meglio, grazie. Wow, Sue, questo processo è così ipnotico. Adesso ci occupiamo della parte posteriore della testa. Non abbiate fretta qui e fate molta attenzione, ragazzi. Ancora molto da fare qui, posso aiutarti? Oh, grazie, Sammy, sì. È un
piacere! Vieni con me, piccola! Sammy, ti devo un favore. Nel frattempo coloriamo la coda, ragazzi. Provate a lavorare in squadra, è davvero soddisfacente! Mi piace tanto questo colore! E qui abbiamo finito! E Sammy, come va con la bambola? Anch'io ho finito! La nostra piccola nave color ciano è pronta per la prossima fase! Sei fantastico, Sammy! Ma hai dimenticato qualcosa qui! Mangiate bene, mie care! Oh, mi sono distratto mentre davo da mangiare alle mucche! Ho dimenticato i talloni, scusa! Tranquillo, Sammy! Hai trovato il tempo di costruire una fattoria? È un gioco, Sue! E sembra che io debba fare il raccolto proprio adesso, ciao! Ragazzi, il colore di base è fatto! Aspettiamo che si asciughi e andiamo avanti! Sue, penso che tu abbia già indovinato cosa manca alla nostra bambola! Sì, e questi sembrano perfetti! Ecco qui! Prendi questo, Sue, ti servirà! Giusto! Voglio solo aggiungere un po' di contrasto ai lineamenti della bambola così. È rosa! Credo che oggi sia veramente il mio giorno fortunato! Non dimenticate che il colore principale è sempre il blu. Le farò delle leggere sfumature rosa sulle labbra. Guarda, Sammy! È proprio una dormigliona! Con così tanto trambusto intorno riesce comunque a dormire! Come se la piccola nei tiri fosse la versione navi della bella addormentata, vero? Hai sentito? Sei una principessa! Certo che lo è! È la figlia del capo, in fondo! L'ultima giunta di rosa, così... Quel pennello deve fare un po' di solletico! Proviamo! No, non riesco a smettere di ridere! Mentre Sam rideva senza freni, ho finito le orecchie della bambola, ragazzi! I corpi dei navi hanno delle belle strisce scure! Disegniamole subito! Sono un po' come le voglie sulla pelle degli umani! Non troverai due persone con le stesse! È vero, Sammy, non ci avevo pensato! Grazie a me avrei sempre qualcosa a cui pensare! Mi sento tanto bello, spiritoso e brillante! Una melodia familiare, dove stai andando? Ho trovato un lavoro adatto a me, disegnerò delle strisce sulla coda, che ne pensi? Benissimo! Incontriamoci al traguardo, allora! Proseguiamo, ragazzi! Ce l'abbiamo fatta! Mancano solo pochi ritocchi! Cosa disegneremo adesso? La parte più importante! Giusto! Vi ricordate sicuramente quei segni luminescenti sui corpi dei navi! Ne sono ricoperti dalla testa ai piedi, così belli! Seguono il percorso del loro sistema nervoso e mostrano il loro umore! Mi sembra sia molto calma in questo momento, meno male! Lasciate che vi mostri l'aspetto finale con questi segni! Hop! Sembrano così eterei, i pollici in su per la piccola nei tiri. Sammy, svegliati, è ora della cioccolata! Cacao! Non dimentichiamoci dei capelli. Così. Cacao, dove Ziu mi ha ingannato? Non avevo scelta, Sammy, mi serve la coda e hai detto che l'avresti fatta tu. Ecco fatto, le strisce e la punta della coda sono finite. Wow, troviamo qualcosa per coprire la piccola e cominciamo il set fotografico. Un intero album di foto! Fa vedere! Wow, Sammy, le hai fatto un bel servizio fotografico! Sue, c'è una cosa che devo dirti!
Anche loro vogliono un album con le foto da piccoli. Oh, beh, sembra che abbiamo abbastanza idea per gli anni a venire. Ragazzi, se vi è piaciuto il video, dateci un pollice in su e iscrivetevi. Ciao, ciao! Ci vediamo, ragazzi, vi amiamo!